Allora, un graditissimo ritorno sul palco del Faris Film Festival, uno dei nomi più importanti del cinema giapponese contemporaneo, un autore che ha iniziato tra l'altro con i Pink Movies, per cui particolarmente il legame in questo caso si nota all'interno di questa 13ª selezione del Faris Film Festival. Questo è il suo ultimo lavoro cinematografico, i precedenti basterebbe citare Vibrator o It's Only a Talk, oppure Your Friends, il famosissimo e bellissimo film che abbiamo mostrato qui 2 anni fa. Avete già capito di chi parlo, ovviamente, è Hiroki Ryuichi. Like your style. Ciao Denis. il mio nome è Ryuichi Hiroki. Okay. Would you like to introduce your movie? Ah, okay. 今本当に日本はすごく大変なことになっていて、みんなが心配してくれて、みんなも応援してくれて、すごく今回ここに僕が来れてすごく嬉しいです。We've had a very bad situation in Japan, as you all know, and I really appreciate all the support that this festival and all of you have given me and everyone. So thank you very much. この映画は、去年、沖縄というところで、撮りました。沖縄で時代劇を撮るのはきっと初めてのことだったと思います。で僕は初めて時代劇を撮りました。日本には本当にいっぱい時代劇の傑作がいっぱいある中で、自分では何をやれるかなと思って、挑戦しました。挑戦。Yeah, it was a kind of new experience for me, in the theme as well, because I'd never made a period drama. So it was a kind of challenge for me. でもテーマ的には絶対今でも通じるテーマにこの映画もしたつもりです。テーマは、今の時代にもちゃんと伝わるように撮りました。作りました。Yeah, it was again a theme that was なんだっけ。A theme of love. It's almost like a Romeo and Juliet story, right? Yeah, それで本当に日本の、黒澤明さんの娘さんで黒澤和子さんをに衣装とかやってもらい、黒沢組のスタッフにも、すごく協力してもらって撮りました。One of the staff members was the daughter of Akira Kurosawa, Kazuko Kurosawa, who's a very well-known costume designer. So she supplied the costumes for the film. 本当に日本がこんな大変な時に、ぜひ、僕らが作った映画を楽しんでいってください。で、その楽しんだエネルギーを僕は、持ち帰って、みんなに報告したいと思います。ありがとうございます。Okay, so I hope this film conveys a kind of energy, I mean, to you, and that was one of the purposes in making it for me. It has that kind of meaning that I wanted to give energy to people through the film.E sicuramente l'energia da questo film la percepiremo grazie appunto a questa partecipazione di Hiroki Ryuichi. Come abbiamo detto prima, un gradito ritorno. 2 anni fa l'abbiamo incontrato. Quest'anno è particolarmente significativo che lui sia con noi per tutto quello che ha detto prima per gli amici giapponesi del nord del Giappone. Ma ne parleremo dopo perché ci sarà ancora una volta Ryuichi con noi e Mark Schilling durante l'incontro delle 18:45 al primo piano del teatro. Quindi ora è il momento di vedere il film The Lighting Tree, Hiroki Ryuichi. Thank you very much, Mark, for that.